Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. No, non me la sono presa. Che bello che è qua. Beh, allora, come stai? Maria, io lo sai che sono contento che tu sia qui, ma ogni volta che ti vedo ti viene un po' d'angoscia? Un po' d'ansia, sì, lo perché so. Viene anche a me quando mi guardo allo specchio, mi viene un'ansia. Io non so mai chi ti porti dietro, quindi guarda, sono un po' in ansia. Io non mi sono portata nulla. Perché ho visto che avevi tutto. Sì. Abbiamo ricreato il tuo ambiente naturale, quindi non avevo bisogno di portarmi niente. Basta che venivo io. Sì. Vuoi e sono che arrivato. Ci mettiamo. Sì, sai cosa dovremmo fare? Sì. Dovremmo sì. prendere i puffetti. Io e te? Sì. Senza farci aiutare? Sì, sperando che non siano pesanti. Dove li portiamo? Non lo so se ce la faccio. Ragazzi, guardate, si fa tutto da noi qui, ragazzi. C'è poco da fare. Bisogna qualche abituarsi. Modo. Bisogna abituarsi a fare tutto da allora, fare. Io metto il puffo per te. C'è poco da fare. Qua, sediti qua. Mi siedo qua. Sì. Hai paura? Insomma. un po' d'ansia. Un pochino sì. So che c'eri, ma non so cosa mi fai. Allora, quindi. Questo qua lo metti qua. Sì. Non serve. Scusate le spalle. Tu sai, no, che quando io faccio la trasmissione l'ospite è di seduto sì. e non parla. No. Ecco. Quindi tu non puoi parlare. Devo sta zitto. Sì. C'è da prendere le buste? No. No. Ho un po' di ansia anch'io, Dillo a me. Devo dire. Pizzichino ce l'ho. Vabbè, noi ci siamo. No, io. So poche cose di te. Diciamo così, ho chiesto un po' in giro. E poi ho pensato delle cose. E adesso le racconto. Okay. Ti riguardano. Sai che cammino un po' all'inizio. Sì, ecco. Quindi all'inizio cammino. Poi a un certo punto mi siedo, quindi. Come vuoi, te fai. Se hai bisogno che ti sposto il palco un po' no, più no, là, no, dimmelo. No, io faccio su e giù qua. Vabbè. Oh, sei pronto? Io sono pronto, Maria, però. Vado. Vai. Siamo in piena c'è posta, Ok. Ok. No, dico davvero. Siamo proprio in pieno risposta? Sì. Sì. Beh. Ok. Ok, va bene. Allora, è il 1960. Non mi guardare, perché sennò no, non riesco. No, io guardo. Mi scelgo un punto. No, lo dico davvero. Perché sai. Non mi devi guardare. Poi a un certo punto io ti guardo. Sì, ma fino a quando non ti guardo io, tu non mi guardare. Allora, è il 1960 e siamo a Firenze, e siamo in un ospedale. È il 30 settembre e una giovane donna partorisce un bambino e decide di chiamarlo Giorgio. Poi questa stessa signora si gira pochi giorni dopo verso un infermiere e gli dice: questo bambino, questo non nato, non sarò io ad occuparmene di lui, ma verranno i miei genitori a prenderlo e saranno loro a crescerlo. Siamo a Cinquale, un piccolo paese della Versilia. C'è una villetta su un piano solo, è una villetta bianca, ha le persiane verdi e c'è un po' di ghiaia davanti a questa villetta. È lì che sei cresciuto tu. Sì. Si entra in questa villetta e c'è una sala da pranzo. C'è un tavolo tondo, poi si gira intorno al tavolo, si fanno 2 metri e ci sono 2 camere da letto. Una è la camera tua e l'altra è la camera dei nonni. E quella è la tua famiglia. C'è nonno Raffaello, sempre seduto sulla sua poltrona, per cui tu lo chiamavi nonno Faraone, ed era il tuo papà, ed è stato il tuo papà. E poi c'è nonna Bona, piccola, però con una grande forza, con un grande carattere, ed è stata la mamma.
La signora che ti aveva messo al mondo ogni tanto compariva, più spesso scompariva, ma poi alla fine questo non è importante e non era importante, perché tanto tu crescevi col bacio del buongiorno, col bacio della buonanotte e con chi ti voleva bene. Magari ogni tanto ho pensato io, e non so se è vero, hai fatto un po' di fatica quando al mattino tu andavi a scuola col pullman, no? Perché i nonni non avevano la patente, a spiegare un po' ai tuoi compagni che magari quando l'insegnante dava il tema sulla festa della mamma o la festa del papà, tu avresti scritto dei nonni. E poi magari hai fatto un po' di fatica a fargli capire che eri esattamente come loro, perché giocavi con le biglie, tu avevi le tue biglie, sì. Giusto? Sì, sì. E poi avevi anche la classica ramanzina che fanno tutte le mamme, che dicono ai figli, mi raccomando, il posto fisso. E forse proprio per quello, forse perché nonna buona te la faceva, questa ramanzina, tu hai fatto il venditore di pentole ambulante, sì. Il cameriere e anche l'elettricista. Sì, al cantiere. Però la nonna sapeva che tu avevi la passione del palcoscenico, perché ti aveva sorpreso con la sua spazzola preferita, impugnata, sì. A mo' di microfono, e tu provavi e riprovavi, sì. Davanti allo specchio. Le interviste. Sì. Cioè, signor Panariello, lei com'è andata? È stato tutto bene? Sì, sì, pensavo che sei già famoso, ma non sapevo per cosa. Tanto parlavo, poi. E poi lei sapeva che quando c'era la festa di piazza, tu non vedevi l'ora di esibirti, e di pomeriggio e di notte cuciva gli abiti per le imitazioni, sì. E la prima imitazione di Renato Zero, l'abito l'ha cucito lei. Esatto. E poi, diciamo che sono passati tanti, tanti anni e dalle cose che mi hanno raccontato ho pensato che forse più di una volta ti sei detto peccato, peccato che loro non abbiano visto che nonostante forse non ti sei trovato un posto fisso, però te la sei cavata bene e sarebbero forse, anzi sono, orgogliosi di te. Lo spero, perché in effetti non ce l'hanno fatta. E poi, siccome siamo a Natale sotto l'albero, mi è venuto in mente che ti sarebbe spesso venuto in mente il presepio di casa, sì. Perché sapevo che i nonni lo facevano con tanta cura e mettevano i pastorini, i pastori e quel gregge, eccetera, eccetera, e tu invece ci infilavi i soldatini. È vero. Sì, si arrivava ai tre remaci e un panzer, quello tedesco, sai? C'era il bue e la sirena, poi c'era il pastore e due che sparavano con i fucili inglesi dietro un cespuglio, dietro il muschio, così. E so che a un certo punto la nonna guardava nel presepe e dopo un po' beccava i tuoi soldatini e rideva, però. Tutto qua. E ho pensato che forse sia la nonna e il nonno, in questo momento, da lassù, guardano me e te e ridono di due persone un po' piene di malinconia e di amore per una famiglia. Tutto qua. Grazie Maria. Grazie a te. Grazie a te di avermi invitato. Grazie a te di avermi concesso di scriverti qualcosa. Guarda, non mi voglio commuovere perché è la serata questa che si deve fare delle risate. Questo è. Quindi non vorrei commuovermi, ma è dura, via, è molto dura sentirsi, perché è proprio un tuffo nel passato, mi hai fatto fare, guarda, è una cosa bellissima che va al di là di queste telecamere, della gente, mi hai isolato in quella casetta là, mi sono ritrovato là dentro. Grazie Maria. Grazie a te. Grazie Maria. Grazie davvero. In bocca al lupo, eh. Ti voglio bene. Anch'io. Maria De Filippi! Grazie mille, buona serata a tutti e buon Natale! Grazie.